Io sono uno dei giovani dell'associazione che segue giorno dopo giorno i passi che l'associazione fa per organizzare quelli che sono i 3 giorni di settembre al Borgo. Invito tutti quanti i giovani ad assaggiare questi piatti e soprattutto a rivedere, a ritornare nel centro storico come facevano proprio i nostri genitori, i nostri nonni, a rigiocare nelle piazze, a vedere i luoghi che i nostri nonni, i nostri genitori frequentavano. Invito a tutti quanti voi, grazie. Nostalgia 90 a Silla è andata benissimo, meglio del previsto perché noi non aspettavamo tanta gente. Effettivamente è stata presentata bene ed è stata sostenuta bene. Il concerto è un concerto eccellente, eccezionale, che veramente fa volare la fantasia e fa tornare indietro negli anni. È stato interessante perché ha coinvolto tante generazioni, non solo quelle degli anni 90, ma anche quelle più giovani. C'erano tanti ragazzi che si sono esaltati e soprattutto l'hanno fatta in un clima di serenità. È andato molto bene. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato e tutti coloro i quali hanno contribuito a che si realizzasse nel migliore dei modi questo evento. Un ringraziamento particolare, per la verità, lo voglio fare alla mia squadra, all'amministrazione, perché l'ha organizzata completamente l'amministrazione. Tutti hanno partecipato, in modo particolare l'assessore Ramanelli e il consigliere Pio Biancamano, che si sono interessati in prima persona. Un ringraziamento va pure ad Antonella Inglese, che dietro le quinte ha lavorato tanto per la realizzazione. Noi amministrazione abbiamo l'obbligo di provarci, e provare è quello di far rivivere questi momenti importanti, di far venire tanta gente, ma per far conoscere soprattutto i nostri territori, che sono territori importantissimi e molto belli. Settembre al Borgo è una manifestazione che l'associazione Settembre al Borgo sta portando avanti da 25 anni. Io ringrazio questa associazione che ha mantenuto vivo questo momento importante del centro storico di Sassano. Quest'anno si arricchisce un poco di tante novità. C'è una collaborazione che è una cosa che mi piace molto, mi fa tanto piacere, la cooperazione di altre 3 associazioni che si sono messe insieme e quindi stanno realizzando questo evento bellissimo, che servirà soprattutto per far conoscere le bellezze e i borghi del nostro paese, perché la gente deve sapere che nei paesi ci sono cose molto belle che devono essere conosciute. Voglio ringraziare soprattutto Settembre al Borgo, che ci farà assaggiare la caratteristica del nostro paese, che è il raviolo con la pettola. E un ringraziamento particolare vanno anche alle altre associazioni, ai ragazzi di Caezzano che prepareranno il famoso caciocavallo. Ci sarà la Proloco che comparteciperà e ci sarà in cammino per Padre Pio, che farà quel famoso piatto di peperoni e patate fritte che piace un poco a tutti. Ci saranno delle mostre molto importanti. Voglio ringraziare il vicepresidente Germano Torrisi, che porta i ragazzi del Pomponio Leto, che faranno una mostra fotografica su tela di Sassano, una cosa molto bella. Alcune associazioni che propongono mostre, come quella che si farà al Palazzo Piccini, che sarà curata dal Teatro Pasquale Petrizzo, e la mostra fotografica curata da Vincenzo Arnone. Come tutti i centri storici, anche quello di Sassano è un bellissimo centro storico, ha tanti palazzi antichi e tanti borghi molto importanti, e noi come amministrazione siamo proprio proposti quelli di valorizzarlo. È un'occasione importante per farlo conoscere. Noi apriremo le nostre porte, speriamo che vengano tutti, e sono tutti invitati. Sono 25 anni, infatti quest'anno festeggeremo i nostri 25 anni, le nozze d'argento, come si suol dire, e che stiamo insieme. Abbiamo cercato di valorizzare il centro storico, che come sempre viene un poco trascurato, ma non perché non si vuole fare, perché poi, essendo l'ampiezza del territorio, comunque si perde. Noi abbiamo cercato con tutte le nostre forze di rimanere nel centro storico e di valorizzare le cose più belle che ci sono nel nostro paese. Noi come associazione, il piatto nostro tipico, unico, penso nel Vallo, è il raviolo sassanese, quello con la pettola, ripieno di ricotta. E poi faremo lo spezzatino, la trippa,
In più, come dolce, faremo il raviolo al cioccolato. Siamo grati al nostro sindaco che ci ha dato il modo di collaborare con le altre associazioni, i ragazzi di Caiazzano, di Padre Pio e la Proloco in primis. Cerchiamo di tenerci uniti, nel senso che non vogliamo fare perdere questa cosa bella che c'è. Sono Francesco Saluzzi e ho 15 anni, sono un giovane che fa parte dell'associazione Settembre al Borgo. Oggi, quest'anno, sono 25 anni dell'associazione e far parte di questa associazione, diciamo che è una cosa particolare perché ci fa vivere cose diverse, perché queste donne che cucinano per il proprio paese, per la vanno a volontà, perché vogliono portare avanti il centro storico Sassano, vogliono far conoscere quelli che sono i piatti tipici di Sassano, che, come ha detto la signora Enza, la presidente dell'associazione, che è l'unico raviolo sassanese fatto esclusivamente dalle signore dell'associazione. Speriamo di fare una grande cosa, speriamo.